Diversissimi, eppure accomunati dalla grandezza e da una visione etica della letteratura, Mario Pomilio e Giuseppe Pontigia, maestri del Novecento, sono stati spesso dimenticati o racchiusi in etichette che non rivelano del tutto la loro figura. A togliere la polvere e restituire la lezione che ci hanno lasciato, due saggi scritti da un giovane critico abruzzese, Simone Gambacorta, che spiega perché riscoprirli. Entrambi, seppur in modo diverso, hanno trasmesso una lezione di rapporto etico ed estetico tra scrittura e parola, cioè la scrittura intesa come atto che restituisce o in un'ottica problematica o in un'ottica intima un elemento, un dato che rappresenti, per dirlo in maniera molto semplice, qualcosa di davvero importante, al di là che lo si faccia nella autobiografia o nella finzione letteraria. Intitolato Lo scrittore problematico, il volume dedicato a Pomilio svela attraverso interviste a critici ma anche ai familiari la sua capacità di porsi interrogativi spirituali, di farsi speleologo delle situazioni intime dell'individuo senza dimenticare l'epoca in cui vive. Un modello esemplificato nel libro La compromissione, premio Campiello nel 1965. Al centro della riflessione di Pomilio c'è l'uomo. Come dicevo prima, i suoi personaggi sono personaggi in crisi, personaggi che affrontano quella che è stata definita la dialettica tra realtà, cioè il reale dato, quello di tutti i giorni, e la verità, quindi tra storia e assoluto. Ci sono dei punti, c'è una forte problematica religiosa in Pomilio, il quale fu anche etichettato come scrittore cattolico, laddove invece Pomilio si mosse sempre senz'altro in un orizzonte cristiano, ma senza mai munirsi di matrici confessionali. Io credo che, a proposito di Pomilio, si possa parlare di una laica interrogazione cristiana. Stesso approccio nel saggio su Giuseppe Pontigia, intitolato La chiarezza enigmatica. Per far emergere il valore dell'autore, scoperto da Elio Vittorini e vincitore del premio Strega e Campiello, Gambacorta intervista lo scrittore Roberto Michilli, legato a Pontigia da un lungo rapporto di amicizia, che ne ricorda gli insegnamenti. Mi ha fatto capire che per fare letteratura in un certo modo bisognava avere il coraggio di affrontare sentimenti, emozioni e idee che per noi sono importanti, e farlo avendo anche se stessi come lettore. Quindi la narrativa, la letteratura, intesa come un viaggio di scoperta alla fine della quale anche lo stesso autore scopre cose di sé che non sapeva di sapere. Una missione che ritroviamo in tutti i libri di Pontigia. Pontigia è stato uno scrittore assolutamente preoccupato e consapevole del proprio ruolo e della propria vocazione. Il suo percorso è costellato di libri, ciascuno dei quali risponde a una necessità, in qualche modo a un'urgenza. Io credo che i suoi libri più significativi siano La grande sera, che è a mio avviso uno dei suoi romanzi maggiori, ma anche Il raggio d'ombra, Il giocatore invisibile, insomma un po' tutti, fino ad arrivare a Nati due volte, quello più scopertamente autobiografico e anche più toccante. Pontigia e Pomilio, il nostro Novecento letterario spesso caduto nell'oblio, e la lezione che deriva dalle urne dei grandi. Ciascuna delle loro opere, nei rispettivi percorsi, rappresenta un tassello di consapevolezza, di volontà e soprattutto di grande lavoro, di grande dedizione alla parola.